Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a patrocinare questo evento? Ma innanzitutto è una manifestazione che sposa il mare e quindi per noi ovviamente è un momento importante anche di vetrina di quella che è la nostra costa, di quello che è il nostro mare e i fondali soprattutto con questa occasione. E poi era simpatica anche l'idea di questo matrimonio da celebrare, da inscenare in acqua, e devo dire che speriamo anche che sia un buon messaggio positivo da questo punto di vista per le giovani coppie. Quindi a livello personale ed empatico cosa le trasmette questo evento? Sicuramente una giornata, anzi una 3 giorni di sport, questi sport acquatici, e quindi anche questa passione per quello che è l'ambiente, perché poi quando parliamo di fondali di mare parliamo soprattutto di ambiente, ed Otranto ovviamente ha una forte valenza ambientale, quindi ci piace poterlo dimostrare. A livello di attrazione turistica cosa può dare questo evento per la città di Otranto? Ci auguriamo che si avvicinino degli appassionati, appunto, che possano scoprire la bellezza anche dei nostri fondali e quindi tornare a trovarci anche negli anni a venire. Che assonanza trovate tra il mare e la mora? Il mare e la mora? E l'amore. Ah, l'amore è lei. Il mare e l'amore? Due passioni che ci legano sin da quando eravamo piccini. Ci siamo incontrati e abbiamo riscoperto di avere entrambi la stessa passione che ci unisce e ci permette di essere rilassati, sereni e felici a contatto con il mare. Quindi vi augurate un vostro futuro all'insegna del mare e di questa disciplina? Indubbiamente sì, non solo questa, è qualunque altra cosa attinente al mare. Che emozione c'è a sposarsi sott'acqua? Beh, sicuramente qualcosa di insolito, qualcosa penso di irripetibile, e poi sicuramente mi auguro da fare poi fuori dall'acqua legalmente, quindi sicuramente un'emozione unica, grazie naturalmente agli amici che ci hanno concesso questo. Che assonanza trova tra la muta e l'abito da sposa? La muta? Beh, sicuramente un po' più scomodina presumo, sicuramente dice... No, comunque è particolare, anche questa è stata penso una trovata unica e nel suo genere, poi sono appunto mute fatte su misura e no, è indubbiamente una cosa unica, originale. È molto forte anche perché è molto bello sposarsi sott'acqua, quindi come dire, mi sembra di essere un politico con tutti questi microfoni, sono molto felice di partecipare al secondo matrimonio subacqueo della mare. Ho incontrato prima una signora che mi ha detto: Antonella, se continui così finisci zitella, quindi temo che questo presagio possa realizzarsi seriamente, però se capita mi sposo volentieri. Quindi qual è il tuo rapporto con il mare e con l'amore? Con il mare è meraviglioso, il mare è il mio elemento, è il primo elemento, sono felice nel mare, sotto il mare soprattutto. È un mondo meraviglioso, fantastico, e fino al mio ultimo respiro andrò sott'acqua, perché veramente, che so, come essere in un mondo perfetto, ecco, secondo me il mondo sotto il mare è un mondo perfetto. L'amore è un po' più contrastato, diciamo che c'ho serie difficoltà a rapportarmi con l'altro sesso, li odio. Ho avuto appena un'altra delusione, li odio, punto.